Prima di cominciare il video, un saluto veloce a XXNani, XXXXLaga, XX. Secondo me un altro paio di X ce le puoi mettere. No, dai, si scherza, ciao. Ma hey Cooch, ben ritorni dal vostro AndroLink, Ramattone in questo nuovo episodio di Nazma Eleven Go Ogre all'attacco. Nello scorso abbiamo fatto la conoscenza di Canon Evans, Mark Evans e i suoi compagni l'hanno conosciuto. Lui si è presentato come bisnipote di Mark Evans. E quindi ora dobbiamo andare allo stadio del pavone a vedere cosa succede. Effettivamente nella scorsa puntata abbiamo anche visto che l'ogre stava combattendo contro i grifoni della rosa. La squadra francese ovviamente. E probabilmente li stanno stracciando per 30-0, una cosa del genere. Attenzione, ecco Canon. Sì, eccolo qui. Parliamoci. Chi è che sta facendo faville? Troppo tardi. Pazzesco, ci stanno massacrando. Non ho mai visto nessuno giocare a calcio così. Non te l'aspettavi, eh? Questo non è calcio, questa è guerra. Cattivo però. Molto cattivo. Che spettacolo patetico. Ma davvero giocavano a calcio così 80 anni fa? Non è calcio, Callu, è guerra. Che perdita di tempo. A che serve partecipare a un torneo di calcio? Troviamo Mark Evans e facciamola finita. Gli ordini sono di passare alla fase di eliminazione diretta dell'FFA. Considera il riscaldamento. Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Sconfiggere Mark Evans una volta per tutte di fronte al mondo intero. Ora stiamo a vedere se l'Inazuma Japan riuscirà a qualificarsi. E hai dei dubbi? Siamo venuti qua dal futuro. Sappiamo benissimo come andrà a finire. Ti spoilerano tutto. Anche se è normale che comunque sia passiamo noi di Inazuma Japan. La prima fase della missione è completa. Andiamo, è il momento di ritirarci. Così hanno vinto, a posto, ciao. E quindi ora che succede? Che partita, 36! 36, c'era tutto vicino. 36-0, roba da non crederci. Una totale umiliazione per la squadra francese. Quelli erano dell'Ogre Academy, vengono dal futuro, 80 anni nel futuro, per essere precisi. Stanno cercando di spegnere la tua passione per il calcio, bisnonno, così questo sport sparirà completamente dalla storia. Aspetta un attimo, ancora con questa storia del futuro del bisnonno, credi davvero che ce la beviamo? Ah, sì, hai ragione. Forse dovrei spiegarvi meglio, ma ho la prova. Che prova? Ecco qui, il quaderno del nonno. Beh, la scrittura è... La scrittura a zampe di gallina è della famiglia, quindi... Wow, sì, è proprio il suo quaderno. Ci sono anche le mie note a bordo pagina. Mi ha insegnato tutto quello che so sul calcio. Aspetta un attimo. Vuoi dire che riesci a leggere la mia scrittura? Ecco, l'ho appena detto. Certo, siamo in famiglia dopo tutto. Sì, a quanto pare tutti quanti i maschi della famiglia Evans scrivono male e però riescono a capire quello che c'è scritto perché è una cosa loro. Sarà un quirk particolare. Continuate ad affermare che viene dal futuro, ma pensate che questo ragazzino ci stia dicendo la verità? Io credo che valga la pena ascoltarlo. Sì, anche io dico che dovremmo credergli. Se lo dicono Jude e Axel, a posto, sei convinto. Io adoro il calcio, per questo voglio salvarlo. A chi piacerebbe vivere in un mondo senza calcio? Devi aiutarci, bisnonno, devi sconfiggere l'Ogre Academy. Altrimenti non avrò più il mio presente e tu perderai il tuo futuro. Ok, salveremo il calcio. Sì, sapevo che non avresti deluso bisnonno. Secondo le ricerche del professor Killard, l'Ogre Academy è una base situata su una collina segreta in Azuma. Io ci vado ora. Tu fai pure quello che devi e poi raggiungimi, ok bisnonno? Va bene. Ma se non ricordo male, l'Ogre Academy non è neanche tanto forte da sconfiggere. Boh, eccoci qua. Ah, qua si possono saltare le scene di intermezzo. È la prima volta che ci provo a saltarla. Si poteva anche nella versione giapponese di Lampo Folgorante e Fuoco Esplosivo. Ma qui su... Su quello europeo, no? Allora, eccoci qui. Ehi, voglio l'Ogre Academy! Ma così, subito.
Sai che è loro, perché? Come fai a saperlo? Guarda chi si vede. Mark Evans, che cosa ci fai qui? Ah, forse dalla partita di prima. Ma no, erano in divisa, non si riconoscevano, Mark. Non vogliamo un mondo senza calcio. Siamo qui per fermare i vostri piani. Vi sfidiamo, fatemi sotto! Interessante. Quindi Mark Evans sa che esistiamo. Ah! Cannon, tutto bene? Fino a prova contraria, tu non appartieni a questo tempo. Ma neanche voi. Chi ti manda? Un cellulare d'oro. Sono ricchi nel futuro? Ogre, la missione è cambiata. Tutto chiaro? L'obiettivo non è più quello di sconfiggere Mark Evans al FFE. Avvio della fase 2. Sì, signore. Mark Evans, ascoltami attentamente. Io sono Bash Lancer. Sono il comandante di un'elite militare con l'incarico di portare a termine la missione Ogre. I nostri ordini sono quelli di estirpare ogni idea pericolosa per il nostro tempo, assicurandoci che il mondo sia libero dal gioco del calcio. Non abbiamo alternative. Dobbiamo sfidarvi e sconfiggervi definitivamente. Così abbandonerete il calcio per sempre. Quindi, mi stai dicendo che semplicemente sconfiggendo pesantemente Mark Evans, lui abbandonerà il calcio? Quindi le cose sono due: o gli rompete le gambe e non lo fate più camminare, oppure non avete visto ciò che è successo con la Royal Academy. O la Royal Academy non ha fatto troppi gol. Come funziona? Sfidarci? Tendi a calcio, vero? Chi potrebbe mai volere un mondo senza calcio? Che noia sarebbe! Vi mostreremo quanto è divertente. Che atteggiamento patetico. E viene anche da qualcuno che ha già fatto il suo tempo. Non nel suo tempo. Ogre, prepararsi alla battaglia. Ma qui? Ora? No, io dico un altro punto, l'affrontiamo e non sono tanto forti. Mi sembra che li affrontiamo veramente in un altro punto insieme a Cannon. Ma facciamo questa prima sfida allora, facciamoci distruggere. Sei pronto a combattere Evans? Non tanto. Diamo inizio alla fase 2 della missione Ogre. Ogre Academy. Oppure all'inglese Oga Academy. Ma vediamo questi Ogre. Ok, ecco, sopra 62 Bash. Ah, davvero la 62 era? Ma non è niente di che, eh. Oddio, sì, insomma, è un po' più forte. Per gli standard di questo gioco è fortissimo. Lucifa, Electrum, Jenkins, Stark, Tony, Aichabod, nome strano, Trungus, Radisher, Radice, non davvero, cos'è Dragon Ball, i nemici che hanno i nomi di frutti? Escavan Melis, Kalum, ma è femmina o maschio questo? È maschio, ho sempre pensato che fosse femmina. Che poi nel doppiaggio a noi cambiano le voci, alcuni diventano maschi, alcuni diventano femmine, non si capisce mai. Allora, vediamo un po' che tecniche hanno però. Alta tensione, presa voltaica e gabbia elettrica. Oh, gabbia elettrica è carina. Qual è quella che fa... con alta tensione quella che fa... No, qual è quella che fa con i suoi giocatori? O quegli altri due piccoletti? Ma non mi ricordo. Comando del vulcano, carica possente. Vabbè, insomma, hanno anche tecniche abbastanza interessanti, eh. Va bene, sono un po' forti. Tanto forti. Ora vi passo la palla perché tanto va a finire male. Vediamo un po'. Subito iniziano l'attacco loro. Non possiamo fare nulla se non provare a difenderci. Oh, ti è andata male. Continuiamo. Vediamo un po'. Non era un fuorigioco. Ma proviamoci. Penso che me la para. Mi sa che questa prima partita non si può vincere. Proprio per niente. Blocca tiro. Cavolo, però ha fatto un pochino ampio sto tiro Roto, eh. Xavier, fai meno lanci meno ampi. Tiri, non so parlare. Alta tensione è quella che fa con loro due. Ma in realtà è un giocatore solo, non sono tre.
Vabbè, ci può stare. Quasi. Se quei due non fossero sempre lì in porta, potrei anche provare a tirare senza ricevere alcun malus sul tiro quando lo blocco, quando provano a bloccarlo. Ma non si può. Eppure consumano punti, quindi non sono invincibili. Una volta che se li sono finiti, ciao ciao Agri. Vediamo un po'. Ce la faccio. Ah, forse non ha più punti. O forse il computer ha detto no no no, tu non l'attivi ora. Però proviamo a segnare, ragazzi. No, no, perché ha passato dietro? C'era Axel lì, maledizione. Volevo provare a fare la fiammata tripla senza nessuno tra i piedi. Dai, proviamoci. Fiammata tripla ignition. Axel è l'accendino. Eccoli qua. La para. Ah, bella questa. Gol. Forza, continuiamo così. Allora, aspetta. Io mi ricordo che c'è una partita dove li affrontiamo in una specie di sotterraneo. Quando rapiscono Canon, può essere una cosa che rapiscono Canon? Se vinciamo qui non ha senso. Eppure, oh, me la sto cavando bene, eh. Ma una squadra militare che ha palloni alato? Ah, perché ricevono la benedizione del Papa. Eh certo, Dio con la guerra ci va proprio a braccetto. Ah, ecco pallone malefico, ora sì che ci capiamo. Adesso ragazzi, dai. Level 5. I giapponesi hanno una strana concezione di demoni e angeli. Tutta loro hanno una visione particolare. A parte che anche loro hanno diverse divinità, comunque sia, quindi... Tipo gli indiani. Cioè, non come non tante quante gli indiani, però è una cosa simile. Ok, se nessuno la blocca, questo dovrebbe essere un altro gol. 43 punti, ce la fa a fare... Il martello lì, presa voltaica? Ma davvero li sconfiggiamo? Davvero così facile era? Io sono sottolevellato per il livello del gioco in una maniera pazzesca, eh. Io non arrivo neanche al 30 con tutta la squadra. Hanno attivato il furore, hanno paura. Uè, calcio stordente 3. Giaggiustru. Stri. Perché i giapponesi non sanno parlare l'inglese. Vabbè, però... Boh. Insomma, mo dico... diamoci una regolata. Sono così forti. Ascoltami, Mark Evans. Abbandona il calcio, rinunciaci. Guarda i tuoi compagni. Guarda quanto dolore hanno causato alla tua passione, le tue parole, il calcio. No! Il calcio ha causato la rovina dell'umanità. Indebolisce il corpo e fiacca lo spirito. Veramente il calcio ti indebolisce quando ti rompono le gambe su un contrasto. Lì davvero ti indebolisce tanto. Abbandona il calcio, Mark. È arrivato il momento di farla finita. Non dargli retta, bisnonno! Lancer, dovresti vergognarti! Wow, quanto parlano questi dell'ogre. Mettiamole a tacere, Mark. Già, mica è un battle shonen che devi parlare un sacco. Cioè, più o meno non è un battle shonen. Questo è più che altro un gioco. Va bene, comincia il secondo tempo. Rubiamo subito palla con Axeru? No, non rubiamo nulla. Vi ricordo che io devo ancora attivare furore, Agre. Magari ora me la sto tirando, poi mi distruggono. E invece no. Facciamo dei passaggi fatti bene. Ci proviamo? Li distruggiamo con fiammata tripla? Ce la facciamo, Axeru? Axel è come dire... Axel sarebbe, come direbbero i giapponesi, Axel in giapponese.
Ah, me lo blocca, cioè me lo blocca, me lo indebolisce. Se il tiro è indebolito e il portiere è una pippa. Vediamo, è una pippa il portiere, vediamo. No, ha preso la voltaica. Jackhammer. Sì, buca la palla. Notevole. Questa è la porta blindata. La porta blindata te l'hanno scassata due volte. Mo, fai un po' tu. Io non voglio dire che tu sia debole come portiere, anzi, mi piaci molto. Ah, piccola cosa interessante. Forse l'ho già detta, ma non mi ricordo. Perché io, prima di fare un video, penso a delle cose da dire, no? Che magari non c'entrano niente perché la partita è ferma. E quindi, cioè, c'entrano col gioco, ma la partita è statica e quindi non succede nulla. Quindi, insomma, devo dire qualcosina per intrattenere. Mi stanno per rompere il sederino. Volevo dirvi. Scudo dei cavalieri, ottimo. Forse l'ho già detto, ma non mi ricordo perché la memoria mia è volatile. Volevo dire che praticamente in Lampo Folgorante, nonostante non si possa affrontare la squadra degli ogre, è comunque sia possibile reclutarla tramite dei codici. L'ho scoperto mentre stavo giochicchiando con i codici per ogre. No, per Lampo Folgorante, Spark, sull'emulatore. Prima che ce l'avessi per DS, sia chiaro. L'R4, insomma, ragazzi, capiamoci, no? Stavo giocando su emulatore e praticamente ho scoperto che mettendo dei codici per i giocatori, cambiando alcune lettere, alcuni numeri, alcune lettere, ormai mi ero impratichito, ero un mago di queste cose, sapevo quali cambiare, ho provato a cercare, inizio a cercare. Dopo mezz'ora mi imbatto nel portiere degli ogre. Faccio... Ah. Quindi ci sono gli ogre in Spark e Bomber? Sì, perché Spark e Bomber è la versione, diciamo, proprio esagerando, censurata, se proprio vogliamo dire, usare questa parola, di Ogre all'attacco, praticamente. Facciamo un po' tornado di fuoco, così è gol sicuro. E quindi ho scoperto che oltre ai vari giocatori c'erano anche gli ogre programmati in Lampo Folgorante poco esplosivo. E poi hanno rilasciato ogre all'attacco. Perché questa scelta? Perché c'era il film che stava arrivando. In teoria il film era in produzione dal 2009 almeno. E loro i giochi già nel 2009 li avevano fatti. Dico, il fatto di inserire le squadre non è che vedono il futuro quando hanno inserito le squadre che sarebbero andate al mondiale. Come ho detto, hanno fatto una cosa all'ultimo. Hanno programmato tutte le aree di tutte le squadre che erano possibili candidate per il mondiale. E poi dopo le hanno inserite nel gioco alla fine. Diciamo che i dialoghi, bene o male, erano sempre quelli. E poi, insomma, le squadre che arrivano al mondiale sono sempre le stesse. Tranne quest'anno l'Italia, ma... Brasile, Argentina, Spagna, Italia, Francia, Germania, Inghilterra, insomma, sono sempre quelli alla fine. E hanno inserito, secondo me, Argentina e Brasile l'hanno proprio messo di default in quella maniera. Per questo Macro Bingo ha quel dialogo particolare, Zuna Rice ha quel dialogo particolare. Oppure, se caso mai Brasile non fosse passato per chissà quale disgrazia, avrebbero comunque avuto modo di metterle poi nel gioco. Non capisco perché fanno luce sacra. Proprio mi vogliono male proprio loro, eh. Fammi lancia micidiale, che ti devo dire. Vabbè, insomma, niente, questo piccolo aneddoto per farvi sapere comunque sia che la level 5 è una birbona. Vabbè, allora un gol. Questa è guerra. Questa è guerra, ma state perdendo proprio tutto, eh. La resistenza è inutile. Amico mio, voi state perdendo male, eh. L'arbitro si è scordato di fischiare. Ah, bene, lo sei ricordato. Ottimo. Quindi, era questa? Io posso cavalcare qualsiasi onda.
Cosa? Come può essere? Non posso perdere! E invece sì. Così è andata? No, non finisce così. Ce l'avete fatta, ce l'avete fatta, bisnonna, avete vinto! La nostra missione è stata un fallimento. È stata davvero una partita memorabile, che ne dici, Bash? Il calcio non è fatto per prendere ordini, ma per divertirsi. Divertirsi. È proprio questo atteggiamento ad aver rovinato la nostra grande nazione. Noi siamo soldati. Il nostro compito è di preservare la forza della nostra nazione. Tu dici che queste parole, il divertimento, hanno rovinato il Giappone. Il divertimento! Lasciamo perdere. Ma ho visto i miei compagni abbandonarsi a fascia del calcio e dimenticare i loro doveri. Giocare a calcio. Divertirsi. È questa la rovina. Dobbiamo far sparire questo squallido sport. Ma Bash... Ogre, ritirata. Ritorniamo alla base. Ma davvero finisce così? Dopo quella partita ritornammo agli Yokot. Stranamente sembrava che tutti avessero dimenticato quelli dell'Ogre, come se i ricordi fossero stati cancellati. Chiedemmo all'allenatore Travis e ci rispose di non averli mai sentiti nominare. Come erano riusciti a farsi dimenticare da tutti? Kanon disse che sarebbe rimasto un altro po' del nostro tempo, in caso fossero ritornati. Nel frattempo tornammo ad allenarci in vista della partita contro l'Italia. Così finisce? Non ricordo come finisce veramente. Non sfruttano neanche... A questo punto, dato che la storia è totalmente modificata, non sfruttano neanche Zulan Rice? Davvero? Vabbè, dato che questo... tanto comunque sia questo episodio oramai... Si può concludere qui, dato quello che è successo, insomma... Sono successe un po' di cosette, la partita anche abbiamo vinta. Sono contento così. Quindi Kuge, per questo video dell'Ogre è tutto. Ovviamente vedrò un attimo di informarmi, perché non ricordo assolutamente se questa è l'ultima volta che incontriamo gli Ogre. Io mi ricordo, come ho detto, una partita con Kanon che viene con noi in squadra addirittura. O forse si recluta, non ricordo. Comunque sia, qualcosa deve succedere, qualcos'altro. E come sempre vi ringrazio, vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.